Allora, io non sono la ragioneria del PD, ma sono una, diciamo, riformista del PD, perché io sentivo prima parlare dei network in politica che potevano essere, diciamo, delle cose che limitavano quelli che sono poi gli strumenti utilizzati fino adesso, tipo il giornalismo. Io credo che le due cose possono convivere. E oggi non dobbiamo scandalizzarci se la comunicazione viene fatta sui network, perché comunque sfata quella che è la concezione vecchia della politica, cioè il confronto diretto con i cittadini e anche, perché no, quegli stimoli che possono venire dai giovani. Come diceva prima la signora, i giovani si sentono soli. Ecco, io credo che il network in un certo qual modo avvicini il giovane anche ad interessarsi di politica. E oggi sono entrata, e mi scuso in ritardo, sentivo parlare del famoso gettone nell'iPhone, che è un'espressione utilizzata all'ultima Leopolda dal Presidente del Consiglio, e io ero presente. Io non posso che darle ragione, perché oggi se noi non dobbiamo lasciare alle spalle il passato e quindi rinnegare le nostre radici, rinnegare i nostri ideali, perché sono quelli che ci hanno accompagnato fino ad oggi, quelli che ci hanno guidato fino ad oggi. Però non possiamo che prendere atto che il mondo è cambiato, che ci sono altri strumenti e che sarebbe sciocco non utilizzarli, perché questi fanno parte appunto di uno sviluppo antropologico di tutti noi. Noi non abbiamo conosciuto quello che abbiamo oggi. Le persone che sono più grandi di me non hanno conosciuto tutte le cose che poi hanno trovato nel loro percorso di crescita di vita, quindi non bisogna demonizzare niente, dobbiamo essere invece coraggiosi nell'affrontare quelli che sono, diciamo, gli strumenti. Non ci dimentichiamo che molti parlamentari oggi sono molto giovani e che probabilmente quando si sono candidati attraverso metodi di selezione, quali sono le primarie, quali sono altre cose, hanno, diciamo, sfidato anche se stessi. Oggi sono lì alla guida del nostro paese, e credo che non per vantarmi, diciamo, di aver sostenuto comunque l'innovazione di Matteo Renzi, ma credo che sia stato di stimolo anche per altri partiti, perché se ci guardiamo intorno oggi la politica sta morendo, è solo il Partito Democratico che sta raccogliendo dei consensi. Non voglio... Sì, vado fuori dall'argomento. Io mi collego a questo, non per promuovere un partito. Io credo che ogni partito, ogni movimento politico deve essere coerente e deve prendere diciamo, atto di quelli che sono gli strumenti per promuovere la buona politica, per fare la buona politica. Io, a differenza di Cristina, ho vissuto la parte inversa. Mi chiamo Katiuscia. Questo nome mi ha emarginato da amici, da compagni. Una mia amica di scuola era Cristina Gimignani. E c'è stato all'età dell'adolescenza, dove venivo ghettizzata, perché comunque il Partito Comunista non era un partito, diciamo, così ben amato. E io e Cristina si è sfidata questa cosa, e la stiamo sfidando anche ora, perché dal suo ritorno da Roma, quando ci hanno visto in giro per il corso insieme, ci chiamavano il diavolo e l'acqua santa. Però io credo che il dialogo in politica e saper trasmettere le varie, diciamo, i vari ideali, le varie cose che possono interessare la collettività siano importanti, fondamentali. Scusate se sono stata lunga.